La chimera è il simbolo di Arezzo, una chimera del Novecento, il titolo della mostra che animerà la Casa Museo Ivan Bruschi fino al 31 di ottobre, il leone di Monterosso di Arturo Martini al centro di questo percorso espositivo. Questa mostra rappresenta l'eccellenza molto legata a quello che è la storia di Arezzo, l'eccellenza di questo territorio, e penso che il legame fra la mostra e la banca sia molto alto, banca che ha permesso negli anni di poter far sì che il territorio si sia, abbia sviluppato delle eccellenze. Che cosa aspetterà i visitatori che verranno a Casa Bruschi? Allora, aspetterà una sorpresa che è piccola ma preziosa, non è la mostra con tante opere, cioè un'opera sola, però ci sono anche tante novità, c'è un percorso critico legato alla fortuna della chimera del Novecento, quindi una riscoperta dell'importanza di una scultura che come dire, accoglie i visitatori alla stazione di Arezzo come simbolo stesso della città. C'è per la prima volta la sequenza delle immagini della grande performance che Mario Chifano fece nell'85 a Piazza Santissima Annunziata. Ci sono poi alcuni costumi della giostra, perché evidentemente la presenza sulle giubbe dell'immagine della chimera non poteva essere dimenticata all'interno di un percorso che vuole proprio mettere a fuoco un'immagine della città attraverso un suo importante simbolo.